Anche quindi sarà una cosa come sono stato ammonito, breve e circonciso. No, devi essere frizzante, perché se non ci fai saldormire. Sì, sono frizzante. Adesso scusate, le slide non sono state inserite nel contesto ufficiale. Allora, dopo per chi verrà a cena, ci sarà anche la colonna sonora del congresso, che il nostro artista ha appena scritto, prodotto, inciso e gliela vendiamo. Beh, tralasciamo le cose risapute, com'è che si forma la dispnea, qual è la fisiopatologia della dispnea, che è successo? Si può affrontare la dispnea attraverso diversi canali, anche pensando per sistemi, no? La dispnea può avere cause polmonari, può avere anche cause non polmonari, vediamo ad esempio le cause metaboliche, le cause ematologiche, psichiatriche infine. La dispnea è un qualcosa che non è sempre facile interpretarla correttamente, soprattutto se si è in setting di emergenza. L'ecografia può essere d'aiuto in queste circostanze? L'ecografia può essere d'aiuto se si inserisce in un percorso tipo questo. Questo era un percorso che mi piaceva qualche anno fa, il percorso di Occam, no? Che quando uno ragiona deve andare per le vie attraverso le vie più semplici, non cercarsi delle complicanze, aggiuntive, perché non fanno altro che appunto complicare il percorso diagnostico. Oggigiorno mi piace di più pensare a sistemi di ragionamento clinico di tipo abduttivo. Sarebbe troppo lungo spiegare cos'è il sistema più abduttivo oggi, quindi mi rifaccio al buon Occam, che diceva che gli enti non devono essere moltiplicati secondo necessità. Detto in termini un po' più toscani, vorrebbe dire che uno non si deve fare troppe storie mentali. In Toscana si dice diversamente, sempre con la S. Cioè, quando si ragiona in termini clinici di fronte al paziente, soprattutto se il paziente è critico, bisogna starsi a già, diventare cervellotici. In sostanza bisogna arrivare a delle conclusioni attraverso delle afferenze, che in questo caso sono citate come macroanatomia, microanatomia, microbiologia, eccetera, eccetera, ma in un contesto un po' più semplice possono essere effettuate per via abduttiva. Cosa significa via abduttiva? Cercare di dare delle spiegazioni a ciò che si vede, cioè raccogliere segni dal paziente e in base a ciò che si vede cercare di dare delle soluzioni che possono essere accettate o rigettate. Esempio, a me mi viene introdotto un paziente, già il fatto per esempio di vederlo in pigiama mi fa pensare che lui sia uno che sta a letto. E già questa, seppur poco influente, è un'abduzione, tanto per intenderci. Abduzione è la facies, abduzione è la postura, abduzione è le caratteristiche della dispnea, ortopnea, o il nortostatismo o inclinostatismo, dispnea cronica, inclino e ortostatismo. Segni da interpretare sono anche questi. L'aspetto del chest wall, il diaframma, se ne parlava prima. Ma tutte queste cose qui, pensateci un attimino. Cortical parenchymal densities, se ne parlava prima. Pleural motions, parenchymal consolidation, sono facili da acquisirsi clinicamente. Per fare un esempio, tecnica di Cardarelli, inizi del Novecento. Percussione, palpazione, sì, ci si arriva con una buona educazione e skill su queste cose qui, ma oggigiorno siamo sempre skilled per queste operazioni? Forse no. Quindi abbiamo bisogno di competenze, o meglio di informazioni aggiuntive. Quindi pensate all'ecografia come una fonte di informazioni, e nel torace non cambia il discorso. Cioè, qui si entra nel famoso discorso sbagliato, quando si dice: ma è meglio l'ecografia o è meglio la radiografia del torace? È meglio l'ecografia o è meglio la TAC? Sono cose completamente diverse. Radiografia ha pregi e difetti, ma soprattutto deve essere usata soltanto da una persona che è un radiologo. Non posso io, non radiologo, o chi di voi non è radiologo,
fare una TAC, proprio anche per motivi legali. L'ecografia può essere fortunatamente messa nelle mani di tutti. L'ecografia non ha una specializzazione, non esiste la specializzazione. Fortunatamente non esiste una specializzazione in ecografia, anche se ha un corpo di conoscenze che potrebbe esigere benissimo una, se non una specializzazione, perlomeno degli approcci documentati. Ragioniamo in termini di ecografia, quindi ecografia e dispnea. Vi ricordo questa distinzione: questa è anatomia, io vedo degli oggetti, non vi dico che sono, non ha importanza, questi sono oggetti, io posso definire di questi oggetti le dimensioni, l'aspetto, l'ecocinicità, l'ecostruttura, eccetera eccetera. Questi sono artefatti. Ragionare in termini di artefatti vuol dire interpretare gli artefatti. Già qui si possono già interpretare in base a quello che vi ho detto prima. Sono aspetti di artefatti piuttosto irregolari nella loro disposizione. Ecco, l'irregolarità nella loro disposizione sta a significare che la struttura probabilmente non è la struttura, le strutture che le generano non sono disposte regolarmente. Nelle sindromi settali dell'edema polmonare acuto inizialmente si vedono queste cose che viene voglia appunto di contarle, quindi non sbagliavano in sostanza chi le contava, è sbagliato il metodo, però l'idea di contarle, noi però si sa che più sono peggio è. Beh, qui sono abbastanza numerose, una pleura piuttosto irregolare. La pleura piuttosto irregolare non è tipica delle forme cardiogeniche, a meno che le forme cardiogeniche non piovano su qualcosa di pneumogenico. Quindi mi viene in mente di dire che queste sono interstiziopatie o sindromi interstiziali o pattern B, se mi piace chiamarle così. Vedete, manca ancora un vocabolario accreditato e condiviso che delineano un quadro. Se il paziente respira male, questo ha un problema sicuramente di densità superficiale del polmone, che mi fanno pensare a situazioni di interstiziopatia di tipo pneumogenico. Non è tanto, ma è già qualcosa, anche perché io col metodo abduttivo che si diceva prima già avrò già visto quanto respira male, come respira male, l'avrò ascoltato, magari avrò sentito se sono un po' fine dei rumori di velcro, come dicono gli pneumologi, e capirò che questa era una fibrosi, potrebbe essere una fibrosi polmonare idiopatica. A proposito, come potrebbe essere la radiografia di questa? Anche poco interpretabile da parte di, perché l'ecografia è sensibilissima a queste variazioni, quindi si entra in un discorso di un utilizzo, per esempio, non ancora proposto dell'ecografia. Perché non l'ecografia nell'ambulatorio delle fibrosi polmonari per intercettare le dispnee da queste situazioni qui che ancora non hanno un'evidenza radiografica? Questa è la domanda che pongo ai clinici. Ma se si vuole avere un approccio molto, molto rapido, no? Ebbene, io posso dire a me stesso che le dispnee possono avere le cause principali di dispnea. Prima dicevo, pensiamo per sistemi, pensiamo per organi, pensiamo per distretti. Cavo pleurico mi crea problemi di dispnea, il parenchima polmonare mi crea problemi di dispnea, la vascolarizzazione polmonare mi crea problemi di dispnea, intendendo per vascolarizzazione problema polmonare soprattutto problemi di tipo tromboembolico. Ecco, ci posso arrivare con un approccio così basato su distretti, magari aiutati un po' da una buona abduzione? Io vi faccio alcuni esempi qui, non è detto che questa sia la regola da seguire, perché la regola da seguire è la regola dettata dalla razionalità dell'esame obiettivo della cosa, però voglio essere un pochino anche abbastanza fuori dalle righe. In certi corsi noi abbiamo utilizzato anche la tecnica veterinaria, per esempio, perché io ritengo ancora che i migliori medici siano i veterinari e i pediatri che curano i bimbettini che si possono esprimere poco. Perché? Perché viene meno in questi casi qui quella che è il paziente che ci dice le cose. Adesso ragiono un pochino per assurdo. E quindi si facevano delle prove in cui io, per esempio, realmente non sapendo niente, mi veniva presentato un paziente, non so se te Alessandro ci sei stato. La sfida controvalente. La sfida controvalente, ecco, fa una sfida per esempio dell'umile specializzando contro il cattedratico, però l'umile specializzando armato di ecografo. Si facevano questi giochini qui e venivano delle cose belline, interessanti. Il metodo per esempio del veterinario era quello che io non sapevo niente del paziente, il buon Mariani faceva l'operatore, creava delle immagini
e si ragionava semplicemente sulle immagini ecografiche, e vi assicuro venivano fuori delle cose carine. Partite da dove vi pare, io preferisco partire anche perché le diapositive sono messe qui dal cavo pleurico. Il cavo pleurico, per esempio, il cavo pleurico è un buon informatore, perché il cavo pleurico può essere virtuale come deve essere oppure occupato. Là c'è stato messo liquido, ma ci possono anche essere messi anche dei tumori o delle masse o delle cose. Ricordiamoci che il cavo pleurico è estremamente sensibile all'ecografia. Forse uno dei posti, il cavo pleurico, e certe localizzazioni del cavo pleurico in cui l'ecografia supera la TAC, perché l'ecografia ve la fa vedere in tempo reale, potete far respirare il paziente, potete toccare gli oggetti o bucarli, potete fare quel che vi pare, e ha una definizione ottimale. Allora, in base a questa semplice, banalissima classificazione, possiamo noi vedere queste scenografie qui. Allora, io se vedo, adesso è chiaro che questo è tutto semplificato, vedo un quadro così, posso dire, va, usando la vecchia nomenclatura, è un pattern di tipo A, vedo le linee A, vedo lo sliding pleurico, non c'è nemmeno pneumotorace, in quel punto lì, ecco cosa bisogna stare attenti, in quel punto lì posso dire che il polmone è speculare, riflette gli ultrasuoni e la pleura si muove, quindi la pleura non è appiccicata al torace, si muove, non c'è pneumotorace. Non posso dire cosa c'è sotto, non posso dire cosa c'è al lato, non posso dire cosa c'è dall'altra parte, ma basta che sposti la sonda e guardi il più possibile. Se io vedessi un quadro di questo tipo qui, ecco che mi appare un segno, per chi già le conosce, un lung point. Vediamo un mezzo polmone, una mezza pleura che si muove a sinistra e l'altra non si muove. Questo è praticamente il patognomonico, tranne casi eccezionali di cose stranissime, e comunque confermabile di pneumotorace. Dico accidenti. Ecco, questo, il fatto di dire accidenti, io sottolineo quello, in Toscana si dice anche diversamente, ma non si può dire in questo, siamo a sera, si può anche un po' scavolare. Incomincia con C, quella esclamazione lì, in Toscana. Magari in un paziente in cui io non sospettavo lo pneumotorace, vedere quello mi fa dire accidenti, cioè ci può essere uno pneumotorace. E quindi lì mi fermo, io al primo accidente, io mi fermo, no, non si ferma, il clinico accorto non si ferma, ricerca segni ulteriori. Questa reiterazione dell'abduzione, in termini scientifici si chiamerebbe, secondo me, reiterazione dell'abduzione, fa parte di quel circuito in cui gli accidenti si susseguono, cioè le sorprese, l'accidente e la sorpresa. Il clinico deve essere sorpreso delle sue abduzioni favorevoli. Finché non arrivo a una, per esempio in quel caso lì posso dire, la vedo qui, faccio spostare il paziente e pompere sull'altro lato, io mi vedrò questo land point che mi si sposta nelle posizioni. Vedo un quadro di questo tipo qui, vedo un seno costofrenico che mi si muove, dinamico, efficace, privo di, vedete sotto c'è il fegato, privo di roba. In questo caso qui, se il paziente è nella posizione corretta, ricordiamoci che il paziente preferibilmente deve essere studiato in una posizione corretta, se nel caso dello pneumotorace doveva stare a pancia in su perché la porzione antideclive è davanti, in questo caso qui io lo devo mettere seduto, se non lo metto seduto lo devo mettere a decombere un po' spostato sull'altro lato e andare posteriormente a vedere, insomma l'acqua, come diceva Aristotele, sta in basso, l'aria per sua natura sale, posso escludere che ci sia un versamento pleurico. L'accuratezza diagnostica di questa roba qui si avvicina al 100%, tenete presente questo. Se io vedo un quadro di questo tipo qui, posso dire c'è un versamento, ma anche in questo c'è un versamento, ma anche in questo c'è un versamento. Allora, come mi regolo in questi versamenti? Basta la quantità per spiegare il sintomo? Non è detto che la quantità, certo più è peggio è, però non è detto, se voi osservate questo polmone qui, questo polmone qui, pur avendoci un velettino di versamento, mantiene la sua areazione. È artefattuale. Questo non è artefattuale, sta diventando simile al fegato che sta sotto. Questi insieme ai parametri clinici che ci dicono quanto uno respira, ci induce a pensare agli eventuali provvedimenti. Questo qua è un'altra serendipity. Io vedo questo. Già potevo presumere che ci fosse un versamento. No? Perché questo era un soggetto traumatizzato, c'è un versamento, però in certi momenti cosa vedo?
Vedete questa serie di artefatti che compaiono qua su certi momenti del respiro? Quella è un'altra cosa che all'esperto sonografist, sonographer, li fa dire, accidenti, in toscano li fa dire, ah, è una serendipity, quelle io le chiamo serendipity, sono artefatti di aria dentro il liquido, nel liquido, sul liquido, quindi non è più un emotorace, è un emopneumotorace. Lo vedete, le vedete in diretta queste cose, vi assicuro che non sono difficili queste cose a vedere. È chiaro che cambia l'atteggiamento del clinico per il paziente se ci vedete un emopneumotorace, no? All'interno. Questi sono alcuni esempi. Andiamo veloci perché manca il tempo. E quindi la pleura, se ok, passo oltre. Devo essere statisticamente sicuro, statisticamente non sicuro, perché sì, sicuro vuol dire che è la statistica del 100%. Dove devo essere statisticamente rassicurato che non ci sia nulla, perché se c'è aria o liquido lo tratterò o non lo tratterò secondo dei metodi conservativi o meno che adotto, ma posso passare oltre, lascio perdere la pleura e passo al pattern polmonare. Stiamo sul semplice, pattern A, pattern B, dicotomia, linea A, linea B, siamo molto sul semplice. Beh, le linee B io le posso differenziare in base a queste caratteristiche. Per esempio, se sono diffuse omogenee, se sono a chiazze o se sono unifocali. Quello entra nel discorso della specificità perché mi fa dire perlomeno distinguere quelle da cause cardiache da quelle da cause primitivamente polmonari. Ora, le cause cardiache ce n'è una sola, semplificando, l'edema polmonare cardiogenico. Le cause polmonari sono decine, però è già qualcosa, no? Vi ricordate i primi studi sulle ecografie in pronto soccorso che fungeva da buon discriminante tra le forme da edema polmonare e quelle caratterizzate da altre cause, non ultime quelle da PPCO, e da embolia polmonare e da enfisema che non hanno artefatti in questo caso. Cioè, in sostanza, se io vedo uno che respira male e non ha artefatti, non devo pensare a un'interstiziopatia, né da edema cardiogenico né da edema pneumogenico, ma devo pensare alle altre forme. Questi sono gli insegnamenti proprio di 7-8 anni fa, quando ancora la specificità ricercata era bassa. Tuttavia questa disposizione degli artefatti è importante. Vi ricordo il pattern A, vi ricordo il pattern A. Non ve lo ricordo, ma insomma, vi ricordo con le immagini statiche il pattern A e il pattern B. Anche il pattern B può essere fatto un grading, però il grading con i numeri, come nel grading prima del coronavirus, di fenomeni continui è difficile stabilirlo, è difficile stabilire come numero, con un numero dei fenomeni continui. La numerosità delle linee B, o meglio, la numerosità delle trappole polmonari che le generano, che è correlata alla gravità per forza di cose, se la trappola è un pieno rispetto al vuoto, se il polmone deve essere vuoto rispetto al pieno fino a un certo punto, più trappole ci sono vorrà dire che ci saranno più pieni rispetto a vuoti, quindi vuol dire che la patologia è maggiore. Lì non ci piove, è proprio un discorso di... è un sillogismo proprio di tipo aristotelico. Va bene. I pattern polmonari si possono classificare anche questi molto arbitrariamente? Sì. Possiamo parlare di uno specchio che è artefattuale e denota la normalità o tutte quelle patologie che non si manifestano con interstiziopatia. Di per mirror c'è la cosa, è un qualcosa che intriga molto, e il pattern ha ancora più specchio di quello che è lo specchio normale, che può far pensare, sempre che ci sia il movimento della pleura, a situazioni di enfisema. Non è ancora studiabile in questa ottica qui. Il consolidato, ne ha parlato Tiziano Perrone, è una situazione anatomica in cui uno vede il consolidamento e le situazioni preconsolidative intorno, e il pattern iperdenso preconsolidato di quello di cui si parlava. Vedete, un caso di ipermirror era questo, era un soggetto con deficit di alfa 1 antitripsina che aveva questo quadro di iperspettro, ma è difficile quantificarlo. È difficile quantificare invece, anzi si quantifica in termini anatomici, il pattern è privo di aria, il pattern consolidato, questo è un ascesso polmonare, vedete, non è una polmonite, è un ascesso che tocca la parete pieno di materiale eterogeneo all'interno. Famoso discorso delle linee B. Se vedo le linee B bisogna fare i ragionamenti che si sono fatti nella relazione di prima. Le linee B sono tante, poche, moltissime, il bianco polmonare,
quindi c'è una gradazione in termini quantitativi, anche se non numerabile. Questa è una situazione di bianco polmonare da malattia delle membrane ialine. Queste sono situazioni di edema polmonare, ma quando si vedono questi quadri, la prima cosa da chiedersi è: sono lì o sono un po' lì o un po' là o sono da tutte le parti? Se sono da tutte le parti, situazioni di questo tipo qui è un casino. Questa è la parte antideclive di una RDS. Un'altra caratteristica di queste situazioni di RDS, una volta si diceva stiff lung, vedete che il polmone è proprio rigido, non c'è uno sliding come c'è in altre situazioni. Il polmone è fermo, nonostante ci siano gli artefatti che ci dicano che la pleura è a parete. Lo stiff lung è una caratteristica delle forme di RDS, indica proprio un irrigidimento del parenchima polmonare, cosa che nel Covid non c'è o ci può essere. Questa distinzione è stata proprio notata tra forme H e forme light. Bene, queste sono situazioni di interstiziopatie da connettiviti, da scleroderma. Ecco. Viste con sonde diverse, vedete le sonde diverse come le fanno apparire diverse? Ecco, sono molto diverse da quelle dell'edema polmonare, soprattutto per quanto riguarda la superficie pleurica. Vabbè, ma insomma fate tutte le vostre osservazioni, confrontate pure con la TAC, se è a disposizione, ma la TAC ecco, non può essere a disposizione nei primi momenti della visita del paziente. Per cui un approccio di questo tipo qui può essere utile. Guardate caratteristica questa correlazione tra reperti TAC e reperti ECO. E qui non è che ci sia una grandissima interstiziopatia, tuttavia l'eco la fa vedere. Qui sulle bolle ci sono immagini di aria pura e questo mi torna con l'impostazione teorica che si è data. Guardate questo soggetto qua, radiografia normale, era uno che aveva preso una ginocchiata in questa parte qui, durante un'attività sportiva, non c'era niente, ecco lo stupor del polmone. Segni di interstiziopatia pneumocenica da edema lesionale contusivo. Qui sono state indicate l'arteria e le vene mammarie interne per dire che siamo a questo livello qua, a sinistra eravamo. Ecco, l'ecografia ci restituisce una mappa della superficie del polmone, in tutte le situazioni in cui questo è alterato, tenendo presente che c'è questa progressione, anche questa è una progressione continua, quindi questi sono stadi che sono arbitrari. In realtà c'è una continuità tra lo pneumotorace e il normale, la sindrome interstiziale grave, lieve grave, l'addensamento, la telettasia. E il pattern sottopleurico è il terzo forse punto che si può analizzare, ma ripeto, sono punti che ho scelto io. Voi nella vostra pratica potete scegliere, andare anche in senso opposto, partire dal sottopleurico e andare a quello pleurico. Beh, noi abbiamo visto gli artefatti che partono dalla pleura o più di lì. Il sottopleurico, se io vedo qualcosa a distanza della pleura, vuol dire che la pleura è permeabile agli ultrasuoni, quindi c'è un consolidamento. E il consolidamento lo vedo. Siamo nella parte destra, consolidations, e anche lì posso fare gli stessi giochetti. Io lo vedo, non ho nessuna remora a definirlo lobare, multilobare, segmentario, multisegmentario o casuale. Casuale è tipico delle contusioni, la contusione viene dove gli pare. In genere le situazioni sistematizzate possono essere sistematizzazione lobare o multilobare, grandi casini, soprattutto per il parenchima polmonare che viene menomato, segmentare o multisegmentare, ma non è che abbia una grossa importanza. Quindi ripetiamo, sintetizziamo le cose. L'ecografia va fatta in ambito clinico, l'ecografia si avvale di tutte le conoscenze degli altri segni che noi riusciamo a catturare, anche se uno potrebbe fare per divertimento, tra virgolette, prima l'ecografia senza saper niente. Questo è utile a scopo educativo soprattutto, senza saper niente. Andando a vedere tutti i distretti del torace che possono essere esplorati, cavi pleurici, situazione pleurica con i suoi artefatti e aspetti sottopleurici, si può fare degli algoritmi decisionali che ci portano sicuramente verso delle diagnosi, soprattutto nei casi che sono più facilmente diagnosticabili. Quali sono i casi più facilmente diagnosticabili in ecografia toracica? Si sono visti studiando 120 pazienti recentemente a Pisa, si sta pubblicando adesso, è stata accettata, alla veterinaria anche lì. Pazienti afferenti a un servizio di pneumologia, sono rari gli studi fatti nel servizio di pneumologia,
Io praticamente facevo l'ecografia al paziente in un tempo medio di 5 minuti, senza sapere niente del paziente. Il paziente veniva ricoverato, faceva tutte le indagini necessarie, comprese anche il cateterismo cardiaco qualora fosse necessario, ci sapeva la diagnosi finale, io avevo scritto le cose in cieco su determinati parametri che valutavo. È uscito fuori che la sensibilità maggiore del 100% di sensibilità e specificità si aveva, indovinate, per la patologia pleurica. Questo vuol dire che l'ecografia nella patologia pleurica è uno strumento fondamentale. L'altra situazione, ripeto, casi pneumologici, non cardiologici, indovinate un po', la fibrosi polmonare idiopatica, che ha avuto valori di accuratezza diagnostica piuttosto elevati, intorno all'80 e oltre per cento. Perché ha delle stigmate caratteristiche la fibrosi polmonare idiopatica, soggetti che anche se non le vedete in faccia hanno tipicamente delle pleure irregolari nelle porzioni basali, laterali, posteriori, con prevalenza in queste zone qui, in cui la pleura è fortemente irregolare, gli artefatti sono sbiaditi, artefatti larghi e corti. Perché? Perché le trappole lì sono trappole che catturano poco l'energia. Voi pensate a un setto come Bellino per catturare l'energia, un setto che afferisce alla pleura quando è edematoso su 300-400 micron, magari ha degli allargamenti più in basso dovuti all'effetto dell'edema. L'ultrasuono ci entra dentro e sbatte dentro in una maniera che non mi par vero, anche perché trova un materiale acquoso, e quindi ogni sbattimento genera dell'energia che può uscire sopra, ma non esce tutta, esce a quanti, è quantizzata, volendo usare un termine un po' così strano, esce fuori in piccoli quanti di energia acustica, diciamo così, che l'ultrasuono, che la macchina le legge come ognuno che viene da una profondità maggiore, quindi le proietta come echi in profondità. Ecco la genesi della cometina. Pensate alla fibrosi polmonare, c'ha dei blocchi di connettivo che possono essere anche millimetri o anche centimetri, magari intervallati dall'onicondin, si sta studiando adesso l'onicondin, perché l'onicondin potrebbe essere un marker, perché su questo mare di pleura irregolare l'onicondin dovrebbe apparire come una zona priva, che è ancora speculare, perché aria, e quindi vedere delle zone pseudonormale in un mare di artefatti di tipo pneumocerco. Io con questo ho finito, spero di avervi dato delle idee. Fatto tanto, nel tempo mi passa. Sì, io ce l'ho troppo di venuto, ragazzi. Il tempo è una cosa indefinita. Avete delle domande? Abbiamo un po' concentrato tutta la parte teorica oggi, spostando le esercitazioni a domani mattina, in modo tale da alleggerire un po' la giornata di domani. Vi eravamo un po' in ritardo, quindi veniva un'esercitazione un po' stringata oggi, abbiamo preferito spostarla domani. Per cui domani mattina l'appuntamento è alle 9 qui per le firme, e poi vi accompagniamo in Emergency Center dove faremo la parte pratica. Se avete delle domande? Siete stanchi? Usi, siete stati bravissimi. Io pensavo di trovare qualcuno addormentato, accasciato, invece siete stati bravissimi. Oh, una domanda c'è. Due. Cioè, volevo sapere in genere quali sono le migliori opzioni da regolare nell'ecografo per fare l'ecografia polmonare. Cioè, dal punto di vista di gain, di depth, o di frame rate. Allora, nessuno ne ha mai parlato, tranne quegli articolini che ha fatto vedere Libertario Leni stamattina, perché nessuno, anzi, storicamente si diceva, si sentiva dire, io insomma è stato d'accordo con la verità, che va bene qualsiasi sonda lineare. In realtà non va bene nessuna sonda, il problema è proprio quello, perché le sonde sono state fatte appunto per fare l'ecografia della donna, sono state fatte per vedere questi gradienti di presa. Cosa si può dire?
Si può dire questo, che quando vedete un oggetto senza aria, va bene le regolazioni ecografiche usuali, perché è come studiare un fegato. Se voi vedete una telettasia, ma ben venga la frequenza elevata per vedere in particolare se ci arriva, o la focalizzazione a diversi livelli dove vi interessa, il gain migliore per ottenere le cose, il frame rate migliore per ottenere le varie cose. Diverso è il discorso quando si parla di artefatti. Quando si parla di artefatti va tenuto presente una cosa, che gli artefatti nascono dalla linea pleurica o in sua immediata vicinanza. Immediata vicinanza può voler dire entro i 1000 micron dalla linea pleurica, entro il 500, perché le trappole poi più profonde di questa cosa qui, l'energia la trasmettono in profondità, quindi sono le trappoline superficiali quelli che generano l'artefatto, e le trappoline superficiali sono elementi, finora si sono studiati in vitro, ma insomma di 500, 600, 700 micron, millimetro, un millimetro e mezzo, ma non di più. Quindi il fuoco deve essere posto sulla linea pleurica, questo è molto importante. Va tenuto presente che la frequenza impiegata non è ininfluente sugli artefatti. E qui il discorso diventa completo. Si può dire che sarebbe meglio togliere le armoniche, cioè la ricezione delle armoniche, cioè l'esplorazione in armonica, lavorare in fondamentale. Lavorare in fondamentale può voler dire anche poter aggiustare la frequenza. Ora qui si entra in un campo estremamente delicato, perché queste trappolette qui, come ha fatto vedere Libertario stamani, hanno una frequenza che è stata chiamata frequenza nativa, cioè non sono sensibili a tutte le frequenze che gli arrivano, ma selezionano alcune frequenze, rispondono con delle frequenze caratteristiche. Io ho la sensazione che le trappoline piccole rispondano più alle frequenze intorno a 6 MHz, ma è una sola mia idea. Per cui quando io esploro una situazione di potenziale cardiogenicità, non uso le armoniche, ma sposto il settaggio intorno a 6 MHz. Anche questa è un po' una situazione che lascia il tempo che trova, perché le sonde non è che sparino una frequenza unica, sparano un range di frequenze, però rimanere su quello. Le trappole grandi, quelle delle fibrosi, secondo me tendono più a rispondere alle frequenze più basse, intorno a 3 MHz, quindi diciamo che il range tra 3 e 6 MHz, switchando anche volendo su queste frequenze, ma è una mia sensazione. Per quanto riguarda le altre cose, nessuno l'ha mai studiato. Ok, grazie. Lo proveremo sta anche in venendo fuori un problema, quello che vi dicevo che non ve lo posso dire adesso, è segreto. No, diciamo solo che proveremo l'esercitazione. La cosa fondamentale è la linea, il fuoco deve essere sulla linea pleurica, perché noi quella andiamo ad analizzare. Le armoniche vanno tolte, lo vedremo domani, perché nel momento in cui noi mettiamo le armoniche togliamo gli artefatti. Siccome noi dobbiamo andare ad analizzare gli artefatti, ci crea dei problemi, lo andremo proprio a sperimentare. Se invece dobbiamo fare un'ecografia classica, quindi se dobbiamo andare a valutare una telettasia, allora è chiaro che in quel momento, se io voglio vedere meglio com'è quel polmone atelettasico, posso rimettere le armoniche, quindi usare un addome, perché vado ad analizzare un qualcosa di anatomico. Mentre invece in un polmone normale o con degli artefatti vicini alla linea pleurica, io gli artefatti li devo vedere. Quindi faremo proprio la prova anche su un polmone normale, mettendo e togliendo le armoniche per capire che cosa succede. Se metto le armoniche e miglioro l'immagine, sembra tutto più bello, più vicino alla normalità, ma è proprio lì che questo è uno dei problemi che è proprio nato durante la pandemia del Covid, perché tutti si sono cimentati ad usare l'ecografia polmonare, ma non avevano quelle informazioni di base per poterla utilizzare in maniera corretta. Quindi noi che sapevamo in qualche modo utilizzarla, spesso ci sono capitati pazienti che avevano fatto un'ecografia polmonare magari sul territorio, da medici che non erano stati formati e che arrivavano con ecografie normali, e noi trovavamo invece dei quadri francamente patologici, perché chiaramente se facciamo un'ecografia con una macchina non settata in modo corretto, mi auto creo delle problematiche. Quindi è importante sapere come va settata, perché le nostre macchine nuove
sono state costruite per togliere gli artefatti. Se devo fare un'ecografia addome, devo eliminare gli artefatti per vedere meglio gli organi. Ma se uso quel setting sul polmone non va assolutamente bene. È un adattamento, l'abbiamo già detto più volte oggi, non esiste un setting precostituito e una sonda nata per fare ecografia polmonare. Dobbiamo adattare quello che oggi abbiamo a disposizione. Poi speriamo che a breve, prima o poi, arriverà anche la sonda dedicata. Anche la differenza tra sonda lineare e sonda Cobox non è banale. Sta emergendo adesso questa idea qui, ci si sta lavorando intorno. La sonda, molto probabilmente la sonda lineare non fa vedere le stesse cose della sonda convex anche messa sullo stesso punto, per discorsi relativi alla tecnica di costruzione della sonda. Sapete questa? No, questa. Ho visto, mi sono tradito perché sono segreti. No, non i tuoi segreti, sono i segreti del mondo. Un uccinello. Quello può essere importante, ma se il paziente pesa 150 kg e ha uno spessore di cute sotto cute di 10 cm, io con la lineare non vedo nulla, quindi in questo momento devo utilizzare quello che ho a disposizione in base al paziente che ho davanti, in base a quello che sto cercando di vedere nel mio sospetto diagnostico. Okay. Quindi ripeto, ci adattiamo a utilizzare quello che abbiamo a disposizione. Per esempio, una cosa che non ci ha mai pensato nessuno, pensate una cosa. Le macchine di ecografia sono state fatte per vedere tipo il fegato, quindi sono state costruite in modo che le macchine pensano, a proposito di intelligenze artificiali, che ciò che viene da lontano è nello schermo rappresentato in basso e ciò che viene da vicino è rappresentato in alto. Sono costruite così, perché loro ragionano in queste idee. Le pongono così i loro target, ma per esempio in certi sistemi di ricezione, di post-processing in ricezione, loro considerano ciò che viene da profondo, ciò che viene da lontano, come ciò che è rappresentato sullo schermo in profondità. Ma se vi ho detto che nelle artefatti tutto viene dalle trappole che sono 500 micron sotto la pleura, anche se ti fanno l'artefatto che è laggiù in fondo, non è che viene da laggiù in fondo, viene sempre di lì. Quindi creano un casino. Marcello Demi, che sarebbe il padre con cui io lavoro con Marcello padre, lei era una famiglia come Bernoulli, la sapete la famiglia Bernoulli? Cioè, erano tutti fisici, il padre, figlio, fratelli, ma sono due persone difficili da trattare ambedue. E... che volevo dire? Si è detto che gli artefatti che vediamo in profondità non servono a niente. No, non è che servono a niente, è che la macchina impazzisce praticamente dalle incongruenze che incontra esplorando il torace. Quindi tante rappresentazioni che fanno non sono rappresentazioni vere, sono situazioni che creano confusione nell'immagine, sono fattori confondenti dell'immagine, quindi molto probabilmente anche le sonde andranno costruite diversamente. È lì il grande sviluppo. Però adesso non vi vogliamo confondere le idee. Quindi questa è dopo che avete acquisito le normali skill. Adesso io, mentre andiamo via, vi volevo far sentire questa testimonianza che ha scritto uno dei, vorrei capire se indovinate chi canta questa canzone. Prendi una sonda con testa lineare, tanto gente utilizzare, metti un preset muscolare d'addome e cambialo finché da polmone. Di scansioni ne puoi fare tante, di finestre ce ne hai quantità. Metti il fuoco sulla linea brillante e una mela immagine apparirà. E stai sicuro che poi si verrà. La linea pianica scorre, si sa. E se va in fondo poi si verrà. Su un versamento poi comparirà. Ehi caro amico, non ti sei accorto?
di verticali esultanti confluiscono in un ballang. Non ti mette però a contare con chi li conta nessuna pietà. E sta sicuro che poi capirai, con linea liscia e ede, ma sai, sei irregolare, allora che cos'è? È polmonare il problema che c'è. Questa era la sintesi. Io, ragazzi, davvero, io vi ringrazio perché siete pure tutti svegli.